danno le carte adesso? Sono a te, le ho appena date io. Certo che questa sera hai proprio una fortuna sfacciata. Sì, questa è la mano che mi rifaccio, lo sento. Carte? Io ne vorrei due. Dammene una, dai. Due anche a me. Due? Servito. È proprio vero, l'acqua va al mare. Non è detto, non è detto. Diciamo parole servito. 1.000.000. No. No, 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 io niente. Passo. Rispetto servito. Ce n'avevo un tubo. che bel colpo. Grazie a me. Bravo. Faccio un invito di 20.000. Ecco. Come va il film? Il suo canarino, signore. A chitarre tre portarlo. Mi sono permesso perché prima le ho sentito dire che non aveva digerito il pesce spada. Com'è che ti chiami? Tu come sei dimenticato? Bartolomeo. Eri troppo lungo. Ti chiamerò Meo, eh? Ti spiace? Abbastanza, signore. Ora scegli, o Bar o Meo. Di cognome faccio Mosca. Assegnate. Guarda via questo che a me mi fa schifo. Vai. Sì, che parla adesso? Sì, va bene. Apro di 100.000. Momentino solo, Leggo, ma che niente. Cartacce. 5 volte al piatto. 500. Li vedo e manco. Sì, manco anch'io. Manco. Quante carte? Dammene due. Due a te e a te tre, vero? E la si fa interessante, eh? Io ne prendo una. Una a lui, vediamo. 1.500.000. Aiaiaia. 1.500.000, Tempo. Vabbè, li vedo. Manco di 2.000.000. No. Per me è troppo. No, stavolta non ce l'ho fatta, sono rimasto 2.10. Sapete che vi dico? Ha vinto anche stavolta. C'ha più culo che anima. Dai, su, bravo, con 2.10 le carte, dai. Se lo merita, perché è colato. Sì, è vero, sa rischiare, quindi... Ugo, 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 non gli state intorno, sotto gli telari. La finestra, guarda, dai, apro la finestra. Apro la finestra anche te. Le pillole, dove sono le pillole? Io sono nuovo. No, lo so io. Ma tu sei là, così mi colpito. Piano, ma non gli state addosso tutti. Deve respirare. Cuidado, presto, dai. Sì, presto, mi colpito. Dai, sono io. Dai, dai, dai. Ecco. Quest'acqua, ria. Liscia o grassata? Va bene. Hai preso le pillole? Ecco l'acqua, la temperatura a me, per la bocca, io lo fermo, così. Vediamo. L'acqua, Ugo, rispondi, come ti senti? Che faccio? Chiamo meglio. Un dottore? Tutti dottori. No, che dottore, con le pillole bisogna aspettare 30 secondi, poi si fa effetto subito, amen. Via. Quanto manca? Che si fa in questi casi? Nell'attesa si prega? Ognuno fa quello che ti sente di fare. Allora io chiuderei qualche finestra. Che è un Sì, Attenta agli scalini, che se la faccia, Mi scusi, stia sotto. Grazie, caro. Prego. Entra, avanti, Eliana, dai, muoviti. Brava, Eliannuccia. Stai dentro, qualsiasi cosa succeda stanotte. Mi raccomando, non lo so, un improvviso aggravamento, un bisogno qualsiasi. Se cercasse un prete, il notaio, insomma, qualsiasi cosa. Lei aperta subito me, soltanto me. Sì, io mi chiamo Volturno. Piacere, Mosca. Ecco, bravo, sì. I miei numeri di telefono sono sull'agenda del signor Volpone. E questi sono per lei. Molto gentile, raccomando. E non lo lasci solo neanche un momento, eh? Credati. Stino, tranquillo. Bravo, bravo e si fa. Prego. Prego. Grazie. Pardon? Stia su. Pardon? Mi scusi. Prego. Ecco, voilà. Marta, dammi dei soldi, dai. Su, dammi ancora, dai. Brisa, dai. Sì, ancora.
Questi sono per te, Mosca. Grazie, signore. Sono 100.000 lire. Ho visto. Per ricordarti di chiamare me per primo se stanotte si dovesse aggravare. Oppure, non so, se dovesse chiamare un prete, o che so, il notaio. Ecco, io mi chiamo Corbaccio. Corbaccio. Lo ricordi? Il mio numero di telefono lo puoi trovare sull'agenda. Chiami a qualunque ora, tanto chi dorme stanotte? Ah, io no di certo. Allora posso stare tranquillo, eh? Lasci fare a Mosca. Prego. Dove va? Ah, dottore, dove è andato? Mi scusi, mi ha fatto la fine. Siamo. Grazie. Prego. Allora, mi raccomando, eh? Buonanotte, dottor Corbaccio. Buonanotte, caro. Vieni qui. Il signore ha il suo... Sì, caro, sì. Senti, io volevo parlarti un momentino da solo. Beh, si vede subito che tu sei un giovanotto sveglio, eh? Ecco, per questo avrai capito che il vero grande amico del tuo padrone sono io, no? Evidente. Oh, vedi. E allora ti volevo pregare. Se succede qualcosa di strano, di chiamare lei per primo. Oh, bravissimo, hai capito subito. Se permetti, ecco, ti sono per te. Anche se lui avesse una ricaduta, oppure... Mi andasse a chiamare un prete o sì, il notaio, tu, io... Tu, me... Perfetto, bravo. Ecco, tieni, tieni anche questo, va bene? Grazie, signore. Sembra qua. Il suo nome? È Ciro Corvino. E sulla agenda? Sì, alla lettera C. C come Corvino. C come Corvino, dai. Oh, mi raccomando, posso andare via tranquillo? Va, vado via, Ciao, ciao, ciao. Si sente? Bene. Vieni, dammi gli occhiali. Dove ti hai ricacciato? Ho accompagnato alla macchina i suoi amici con l'ombrello. Erano molto preoccupati. Ma è sicuro che non le faccia male un bagno caldo dopo quello che ha avuto? Un bagno caldo fa sempre bene. Prendi la caratoia. Sì, signore. E cosa hai preso? Rimace? Complessivamente 350.000 lire. Hai capito? Questa un po' è... la vita. E questi sono per lei. Cosa sono? I conti del poker, le sue vincite. Vedete là? Sì. Però se ne sono ricordati. Veramente se ne stavano dimenticando. E allora prima che io mi sono permesso, perché sa, chi fa il passo della soglia poi paga contro l'olio. Devo dire che comincia a piacere. Grazie, signore. Farò del mio meglio. E ti conviene, perché se dimenticherai degli orari, le domeniche, e soprattutto se terrai gli occhi e le orecchie ben aperti, o chiusi, a seconda delle circostanze, io... Lei? Mi ricorderò di te nel... Lei? Nel testamento. Ah, ringrazio, signore, ma fra 100 anni. Chiama anche 200, va. E ci sono a doppiare. Vai via. Grazie, signore. Buonanotte, signore. Tu sei Aldo? Sì, buongiorno. Ciao. Quella è mia moglie. Rosalba, c'è il nuovo cameriere. Come ti chiami? Mosca. Mosca? Mosca. Si chiama Mosca. Mosca. Mosca, che Mosca. Che piacere. Lieto. Tu ti occupi solo del grazie. Sì, ed io della casa. Dentro c'è anche il cuoco. Senti, già l'ho visto. Ecco, per il resto devi pensare a tutto te, anche perché noi alle 4 si va via. Ah, per quello che ci dà, si può dire che neanche ci paga. Come non ci paga? Come non vi paga? No, ci dà poco, perché tra noi c'è un patto che ha promesso di metterci nel testamento. Ecco. Oh, quello è ricchissimo, eh. C'ha 40 navi, tra petrolieri, passeggeri, rimorchiatori. Pure se te lascia soli i salvagenti. Oh, ieri sera ci siamo andati vicino, eh.
Perché l'ho visto proprio brutto. Sei sentito male? Sì, malissimo. Ma sei ripreso subito. Guardalo là. Hai capito? È incredibile. Sono quelle pillole. Quelle pillole americane sono miracolose, maledette loro. Mosca! Ci avevo pazienza. Mosca! La colazione del signore è pronta. Ti metto il vassoio nell'atrio. Grazie, vengo subito. Ci vediamo. Mosca. Ma buongiorno, signor Voltore. Come sta? Ah, meglio, molto meglio stamane. Sono quelle pillole, sono micidiali. Dipende. Visto che allora sta meglio, salgo a fargli un salutino. Stavo giusto andando. Prego. La seguo. Mosca, lo dia meglio, porto via. Sì, prego, se preferisci. Meglio. Infatti sta meglio. Ma come meglio? Ma meglio in confronto a stanotte. Sì, sì, decisamente meglio. Allora stanotte era in coma. E a uno così, tu gli porti un po' di colazione a questo modo. Ma non è mica per mangiare, no? No, ma lui si accontenta solo di guardarla, di annusarla, è così. Mosca, sei tu? Sì, signore. C'è il signor Voltore, è venuto a trovarla. Raffaele. Mosca, dammi gli occhiali. Prego, io voglio vederlo. Raffaele, dove sei? Sono qui. Vieni qua, Raffaele. Eccomi. Fatti vedere. Eccomi, come è. Fatti toccare. Tocca. Tocca. Ma sei stato carino. A venire, Raffaele, dove sei? Raffaele? Sì? Il pappagallo. Il pappagallo. Il pappagallo. Scusa. Fai te? No. No. Fai tu. Faccio io. Fai meglio. Faccio me. Vado adesso? No. Un momentico. Ecco, vai. Vai, ormai. Raffaele. Sì. Non mi fai. Non mi fai. Sì. No, no, ti prego. Fammelo più dolce. Come lo fai bene? Hai sentito, Mosca? Come lo fa bene, eh? Pish, mi sto trattenendo a stento. Non la prego. Hai fatto passare una notte orrenda. Per colpa sua, sai. Per colpa mia? Sì. 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 Perché mai... Ho fregato il bacino di carenaggio col grande. Oh Maria, l'avevo prenotato 5 mesi fa. E invece ti metto corretta. Mentre io a Volpe Quarta che ho avuto una varia nel Mar Rosso, che deve riprendere male assolutamente, tra 12 giorni. Anch'io ho i miei impegni, ho le mie urgenze. Ma le mie sono inderogabili. Guardi che ha ragione, sa? È una cosa che veramente gli dà l'ossessione, perché per tutta la notte non ha fatto che ripetere il bacino. Perché non mi hai chiamato immediatamente? Ma che ne sapevo io? Io pensavo che mi facesse male qui. E adesso le 3 di notte gli ho pure dato un bacino sulla fronte, penso. Ma invece adesso ho capito. Credo che lei gli stia dando un grande spiacere. Sì, sì. Comunque, fa come vuoi. Portati pure via il mio bacino di carenaggio. Ma ricorda, ti assumi tu la responsabilità, eh? Non ti angosciare, Ugo Maria, non ti angosciare così. Farò il possibile. Ora scappo. Corro in ufficio e telefono al cantiere. Manda con Telex. Faccio anche Telex. Avvisa anche Mosca. Avviso anche le Mosche. A me mi manca forse poco da vivere, ma tu forse sei una cosa. Il migliore. Il migliore? Sì. Oh, Ugo Maria, riguardati. Riguardati, Ugo Maria. Riguardati. Sei il migliore. Raffaele? Sì? Pappagallo. Permetti. Sì. Pieno, eh? Bravissimo. È pieno. Bravo. Sì. Ecco fatto. Che fai? Lo lasci sotto? No, a me il pappagallo sotto il letto fa schifo. Portalo via. Sì. Sì, i pappagalli sotto il letto fanno schifo. Fanno. Guardati. Sì. Ah,
Giovanotto, ho deciso di fidarmi di te. E io di lei. Parliamoci chiaro, forse non hai capito la situazione. Qui ci troviamo di fronte a importanti interessi ereditari. Ma no. Allora lei, il signor Corvino e il signor Corbaccio aspirerebbero a... Lo hai sentito. Lui ha detto che io sono il migliore. Ha detto forse. Lo sono. Prima di tutto perché faccio il suo stesso mestiere. Quindi io sono il suo vero continuatore ideale. Smembrare una flotta di milioni e milioni di tonnellate per metterne i 2/3 in mani indegne, no, incapaci. Oppure farsi fregare tutto dallo Stato. Ma che scherziamo? Lo Stato. Non vorrei sembrarti interessato. Neanche io, signore. Parlagli di me. Sì, stia tranquillo. Parlagli sempre di me. Continuamente. Non parlerò d'altro. Mosca, sì. Parlagli solo di me. Ma io sono solo un cameriere, in prova. Ti stima, ti ascolta. Mamma. Io ho visto come trattava gli altri. E ricordati, questo può essere soltanto l'inizio. È un piacere servirla. Dolce. Stii tranquillo. Buongiorno. Ciao, caro. Dimmi. Tieni. Grazie. Come sta? Male, molto male. Stavo per chiamare la signor Corbaccio, temo che sia mal di scoccio. Oddio, ho chiamato per caso un notaio? No, non c'è neanche la forza di parlare. Lo dicono però mica morire senza testamento. E che lasciamo tutto allo Stato? Seguimi, ho un'idea. Segui. Senti, forse mi servirà un testimone. Sui camera, c'è carta e penna? Sì, sì. Bene, segui. Segui. Il dottor Corbaccio è venuto a trovare. Ehi là, Ernesto! Che bella idea che ha avuto almeno a trovare. Vieni, vieni! Bravo! Allora stai bene? Ma perché ti dispiace, forse? Ma cosa dici? Perché lui mi aveva detto che insomma, che sta di male. Perché non immaginavo mai che una pillola così piccola avesse un effetto così rapido. Se qualcuno in questa casa mi avvisasse, saprei come trovarmi. Comunque l'importante è che tu stia bene. Ah, non ti preoccupare, anche questa volta te l'abbiamo fatta alla grande, alla grandissima! Com'è buona la focaccia genovese al mattino? È proprio setto? No, grazie, ho già fatto colazione. Ecco, dottore. Che c'è? Carta e penna. Non mi hai chiesto carta e penna? Io veramente no. Ah, forse la vuole bollata, faccio un salto da tabaccaio? Ma cosa hai capito? Perché non la porto via? Io ho capito carta e penna. Ma cosa state bofonchiando dove altre due? Ho detto stamattina mi sono svegliato con una mezza idea di chiamarti per telefono. Ah, sì? A me? Sì, perché c'era una tale bella giornata di sole che mi è venuta voglia di fare un bel diretto con quella tua macchina sportiva là. Ben volentieri, la Morgan per sotto. Ma che Morgan, non l'altra! Ma che comprata Londra che ha pagato 1,5 miliardi? La Maserati A6GCS, quella che importava Fangio. Esatto. Ma quella è arrivata, non l'ho provata nemmeno io. Avevo capito, allora se le cose stanno così, arrivederci e grazie. Come niente, dai, non sono da prendere. Ho un'idea, sai cosa faccio? Appena avrò fatto registrare la porto qui e ti faccio fare un bel giretto nel parco, eh? Un giretto nel parco? Ma tu sei matto? Io lo voglio provare per forza, visto, su e giù per la ruta, avanti e indietro! Ma no, guarda, tu sei pazzo, guarda. Come hai detto? Cosa ho detto? Pazzo. E io aggiungo anche uno stupido ignorante, egoista! E tu sei... Dai, in carità non faccio. Volta, sì. Accompagna il signore alla porta. Ma allora, pure Maria, dai. Il 54, Rossellini, si è fatto le 1000 miglia, un pezzo da museo. Ho detto fuori! Allora vado, usami. Ciao, tanto poi ti passa, Difficile dirlo. Come sarebbe difficile? Potrei dire che sta bene o potrei dire che sta male? Ma sono sta bene o sta male?
come dico sbaglio. Ma cosa vuol dire? È una malattia strana, eh. Ora sta su, ora sta giù, una volta pare che, una volta non pare. Ora sta male, ora sta bene. Ecco, ora sta male. Posso... C'è il signor Corvino. È venuto a trovarlo. Lo riconosce? Il cavaliere dove guarda? Guarda qui, qui. No, sono qua. Già, Ugo, Carlo. Sono io, Ciro tuo. Come stai? Ah, sì. Che cos'è? Per me? Ah, per me? E che cosa, cosa sarà? Saranno le sue ultime volontà. Ah, sì. Scusa, Ugo. Ecco, un attimo solo, scusa. Che dici, che dici? Che dice una comunicazione giudiziaria. È accusato di aver inquinato un tratto di mare davanti a Porto Venere. Censura. È grave? Ma è grave più per me che per lui. Adesso io come faccio? Scusa, Ugo. Ugo Maria, mi senti? Vedi, io non posso più chiedere nulla a mia moglie. Sapessi quello che ha dovuto fare per il tuo condono edilizio, ti ricordi? Poveraccia, anche lei ha le mani legate. Come faccio? Che cosa dici? Come? Cerco di leggere dalle labbra perché non capisco. Disonore? Un processo disonore. Ah, ecco, un processo. Un culo. Chi? Ah, che mi pare così di aver intuito, sì. Che sarebbe peggio per lei se non lo aiuta, eh? Ah, sì, cioè, insomma, lei sa... Vabbè, io cerco di fare quello che posso. Non ti prometto nulla, ma vediamo. Va bene, d'accordo? Che cosa? Ah, vuoi dire, Dio, sì, ti amo, se la mia No. Io? È una questione davvero, sì, sì, grazie, mostra, ci penso io. Un po' di discopatia. No, no, ecco, sì. Ah, sì, così, ecco. Ecco, così, va bene. Che c'è? Ha freddo? Ha freddo, non so cosa posso fare. Allora, che? Un cappello. Sotto? Sotto al matrasso? Sotto al letto? Ah, sì, prendi. No, no! Io? Sì. Vabbè, come glielo prendo io, almeno. Aspetta, ti prendo. Sì, di che colore? No, aspetta. Io. Vedi? Sì. L'ho preso. No, no! Adesso me la faccio io. Adesso. Ecco, ecco, il cappello. Così. Così. Va bene, bene, va bene. Allora io vado, Prima vado e prima faccio, capisci? Sei tranquillo, come? Allora, ci siamo. Grazie. Grazie, stai tranquillo, ci faccio io. Mi scusi, signora. Mi scusi, ma non ce la faccio da tenermi. Complimenti, è stato geniale. Ma come ha fatto? I due vicini del naso? L'imbecille! Scusa! E quell'altro lì... Che tipo? Però, signore, che razza di amici avete scelto? Lo so, mi corrispondono, sono come me, però li ho provocati. Ma perché? Perché... Ma perché tu ti sei reso conto di quanto comico sia lo spettacolo dell'inguardigia umana? Ah, su questa faccia. È una cosa che mi fa più morire da ridere a me. Guarda, sì. È stato assolutamente irresistibile. Ma dimmi un po', tu. Sì. Ma tu ti vuoi divertire con me o no? E come no? Poi in due si ride meglio. Esatto, altro che meglio. Anzi, se io fossi lei, ci darei più dentro. Ancora di più? Ecco. Una mezza idea ce l'avrei. Buongiorno, signor sindaco. Ciao, volevo sapere. Che cos'è questo sconcio? Lo sconcio grande è del signor Polpone, quello piccolo è... So benissimo di chi sono. Lo sconcio grande è che non vedo molto. Vuole che la faccia anche a... Oppure chiudiamo un occhio. De Rossi, lei vuole il turno di domenica? No, signore! Allora, se il mio marito parcheggia in divieto, paga la multa come tutti, chiaro? Sì, signore!
di Francesca. Questa volta sta proprio per morire, sai. Sta per morire? E a te dei gabbiani che muoiono migliaia, non te ne importa niente. Vabbè, i gabbiani non lasciano niente a nessuno. Cinismo da parte del soldi. Ma quali 4 soldi? Sono centinaia di miliardi, Francesca. Francesca, non ti posso sentire parlare così. Avanti! Signor sindaco, i lati sono già tutti. Arrivo subito. Sì, Francesca, questa è proprio l'ultima volta. Praticamente già morto. E la macchina? Mi scusi, signor notaio, se non le dispiace fare due passi a piedi, perché sa, è macchina larga, strade strette. Finché non mi ci impratichisco, non gliela vorrei grattugiare. E dove l'ha lasciata? In piazza, davanti al comune. Spieghiamoci, giovanotto, perché stamattina ho un rogito. Mi dispiace, è terribile. E a lei dove le piglia? A me mi piglia qua, sa? Alla bocca dello stro. Il rogito. Devo essere in studio a mezzogiorno in punto. Ci siamo. Signor notaio, scusi, dove va? Tagliamo di qua. Ma che tagliamo? Di là è più lunga. Lei c'ha la strada sua, ma è meglio la mia. Venga, per di qua. Va bene, basta che ci svegliamo. Sì, vedrà che si troverà meglio anche lei. Senta, posso telefonare? Prego, si accomodi. Esatto, ci ho rinunciato e l'ho lasciato a lui. Va bene? Ciao, ciao. Sì? Raffaele, sei tu? Senti, Ugo Maria ha fatto chiamare il notaio. Che segno è secondo te, buono o cattivo? Buono! Buono, Eliana, segno buonissimo! Il tuo marito è un genio! Proprio stamani gli ho lasciato il bracino per riparare Volpe Quadra. Sì, è uno scherzetto che mi è costato 50 milioni, ma ne valeva la pena. Ah, sì? E allora posso fare un picatuccio? Eliana, comprati quello che vuoi. Ma chetati! Becille, te e il tuo babbo. €18.013.500. 18 milioni... A rotondo? A 19, se vuole. 18. Non me lo chiedo, sia buono. E poi mi fa ballare tutta la contabilità. E poi gli ho regalato anche la pelle di Dai. Vabbè. A 19 non balla. E a 18 balla. Lo vogliamo capire che offerta abbiamo per Dio. Appunto, signor notario, vede, voglio convincere il signor Polpone a comprare un utilitario di queste qui, così la prossima volta venga a pigliarla direttamente sotto al portone. Perché? Ma devo devolvergli a te. È chiuso. Spicciamoci, giovanotto. Minutino. Sì, bella, dai, così, ecco. Oh, che bel musetto che hai. Sorridi, ecco, sorridi, brava. Bella, così. Ah, oh, brava. Sempre qui a giocare. Oh. Sto facendo le foto proprio top, no? Sì, ma lo so io quando arriva la bolletta. Uffa. Cos'è successo veramente stamattina, eh? Quando, scusa, dove? Ti riferisci da Ugo Maria? Da Ugo Maria ti riferisci? Certo. Non è successo niente, è tutto normale. Ma perché me lo chiedi adesso, scusa? Perché è passato il nuovo cameriere di Ugo Maria. E allora? Andava alla villa col notaio. Ha chiamato il notaio? Oh Dio. Perché dice Dio? Cos'è successo? Niente. Come niente? Cos'è successo? Non è successo, ti giuro, non è successo niente. Lui ti ha chiesto qualcosa e tu gli hai detto di no, eh? Marco, per favore, amore mio, ascoltami, sai cosa mi ha chiesto? Sai cosa mi ha chiesto? Ma che ti presto questa, ma che ti presto? Mi do una macchina che a me mi costa 1.500.000. La mia macchina, non gliela do, non gliela do, non gliela do, hai capito? Mi avevi detto 1.100.000. Beh, l'ho tornato, no? Con tutte queste pazzie, se Ugo Maria ci toglie dal testamento, siamo col culo per terra! E ora che facciamo, T'ha chiesto la macchina e tu dagliela, no? Che ti costa? Dagliela, te l'ha chiesta! Mai! Ah no, io te la spago! Non lo fare, non lo fare! E non me ne vado, non me ne posso andare. A costo di mettere una branda e dormire qui come uno sfollato, finché non mi prometti di intervenire. Ma non vuoi capire che ho addosso gli occhi di tutti? Per una faccenda di inquinamento come questa, i verdi mi sbraierebbero. I verdi? Ma sono quattro gatti. E la mia coscienza, allora?
Ma cosa credi? Che erano tutte bugie quello che ho detto in campagna elettorale? No. E le promesse che ho fatto, gli impegni che ho preso con i cittadini? Ah, oh, appunto, io non sono un cittadino, anzi, come tuo marito, sono il primo cittadino. Tu puoi dire un punto di nome, perché lo sai che ti amo. Ma cosa c'entra anch'io? Allora, aiutami. Tu rispetta. È l'ultima volta, giuro. Guarda, che ti ho fatto mettere la multa. Ah, vabbè, allora dovrai darmi i soldi, perché io non ho una lira. Ecco come sono ridotto. Il principe consorte, il parassita. Ma cos'altro succede? Hai visto? Chi? È il nuovo cameriere di Volpone. E quello è il notaio. Ha mandato a chiamare il notaio. E io gli ho fatto un torto, gli ho fatto. No, anzi, la chiamavo proprio perché volevo conciliare. Ma non si concilia più da 20 anni. Si paga l'ufficio postale. Mi scusi, io l'ultima multa l'ho presa nel 68, sa. Andiamo, circolare, per grazie, favore, circolare. No, lascia aperta. Forse è meglio che mi butto di sotto. Il notaio. Ah, grazie a Dio. Che stai facendo? Invece del brodo vegetale ti preparo la torta pasqualina. Lui ne va pazzo. Ah, sì? E allora io gli ricambio le lenzuola. Pronto, casa Volpone, chi parla? Ah, signor Corvino, lei. Buongiorno. Non lo so, temo che sia difficile perché si è chiuso in biblioteca col notaio. Ma santissimo Dio, ma è tutto fatto, ti dico, è risolto. Sì, mia moglie ha provveduto e bisogna che lui lo sappia subito. E poi entra con una scusa per glielo dire, no? Bene, bene. Non lo so, adesso vediamo. Ci provo, Non prometto niente. Sì, mi aspetti un attimo in linea. Signor Volpone? Ecco fatto, tutto a posto. Gliel'ho detto, visto? Sì, ha detto bene, anzi, benissimo. Però, è stato contento. Sì, ha detto caro Ciro. Ha detto caro, sì. Ma quante volte l'ha detto caro? Come? No, una volta sola, l'ha detto una volta sola. Ah, era contento? Sì. Mi scusi, adesso la devo lasciare perché non sento niente. Arrivederci, buongiorno. Meglio, che diavolo succede? La senti la musica? Sì. Ti faccio fare il giretto! E spegni quel motore, capivo! Muove tanto! Cose delicate! Scusaci, Ugo, volevamo... Allora, te la riporto un'altra volta? No, lasciala lì! La lascio qui, ma... Lì! Se fosse lei, eviterei di contrariarlo, non dico altro. Buongiorno. Buongiorno. Fai come ti ha detto Ugo Maria, lasciala qui. Lasciarla qui? Ma dove? C'è la rimessa! La rimessa? Ma siamo matti con tutti gli spifferi, la polvere, l'umidità, no? La rimessa no? Ci vorrebbe una campana di vetro, ma chi ce la dà? Ernesto, lasciala qui! So io dove? Voi vi preoccupate? So sì. Io! E questo? Chissà. Signor Volpone. La metto? Poggiala lì, grazie. Con permesso, signore, vado a parcheggiare la nave. Senta, le do 50.000 se mi fa leggere il biglietto. Ma è chiuso? Ma io non le ho mica detto che era aperto. Mi ridia le 50.000. Ma una volta non li mandavano a te. Era pure più elegante. È tutto sistemato. Ah. Bene, le chiamo un taxi, dottore. Magari, grazie. Ma quale taxi? Quattro passi non hanno mai fatto male a nessuno. Arrivederci. Ma come, signora? Sono 4 chilometri. Sì, e poi? Fiori, a chi le manda? Prego, signora. Il bacino di carenaggio è tuo. Prendi lei l'affetto Raffaele. E ha anche telefonato il signor Corvino. Ha parlato con sua moglie.
Per la questione dell'inquinamento possiamo stare tranquilli. Può stare tranquillo. E non è tutto. Se il signore ha la bontà di seguirmi, venga. Beh, meglio di così. Ha visto? Io trovo che quell'idea di agitare il notaio prima dell'uso ha funzionato, eh? Bravo, Mosca. Veramente, eh? Grazie. Complimenti. Complimenti, non me l'aspettavo. Molto bene. E il signore crede che possiamo dare inizio alla fase 2? Tu cosa ne pensi? È tutto pronto. Aspettano solo una mia telefonata. E per entrare in questa trappola maledetta come si fa? Mi consenta. Ecco. Le chiavi! Qualche? Le chiavi della macchina. Quel fiodanami. Il signor Corbaccio ha dimenticato di lasciarle le chiavi. Non ti preoccupare. Ce le darà. Ce le darà e come. L'ha fatto? Sì, credo, non so perché. Insomma, ha appena andato via il notaio. Un crollo. Avete visto che spettacolo? All'improvviso ha cominciato a gonfiarsi. Sempre di più, sempre di più, sempre di più. Dico, questo non si ferma, questo mi scopre. Invece poi all'improvviso si è stabilizzato. Sì. La idrofisia! Ma viene così all'improvviso, via. A lui sì, sarà idrofisia improvvisa, poi... Un Mosca? Sì? Noi andiamo. Sì, ci vediamo domani. Ma perdato, perché non potete fare una cosa? Ma una telefonatina! Abbiamo il fare, no? Fermati qui all'angolo, che siamo arrivati. Sì, signore. Sì, è vera. Io vai a chiamare tutti i dottori. Vanno a prendere uno all'aeroporto, metti a consulto. Che fortuna che odiava i medici, me ne ha fatti chiamare 200. Cosa hanno detto? Che bisognava immediatamente ricoverarlo in questa clinica svizzera. E quindi organizza il viaggio, insomma, appena ho potuto vi ho chiamato. Ma il dottore gli avrà fatto una diagnosi? No, gli ha fatto un'iniezione, subito. E dopo gli hanno fatto anche le raste. Vi faccio vedere. Ecco, vedono. Vedete? Vedete questa macchiolina nera qui? La parte malata. No. La parte sana. Sì, signore. Senti, ma tu sei sicuro che abbia fatto testamento? Sì, 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 signore. Perché? Perché sei sicuro? Eri presente? Sì e no. Insomma, entravo e uscivo. Una volta mi ci ha mandato anche lei quando ha telefonato. Tu hai telefonato? Ah, ma io non ho mai telefonato, scusa. Ah, già, è vero, mi scusi. È una giornata così piena che... È vero, lei non ha telefonato lui? Lei no, no, è stato. Lei è venuto con i fiori? Ma sei venuto tu? Sta ingegnando, sembra ingegnando. Ah, è vero, mi scusi, a mandare i fiori è stato lei. Ma che fiori, era una marchettina di... Insomma, parliamo di cose serie. Andiamo, lasciamo perdere i fiori. Piuttosto, a forza di entrare e uscire, hai sentito qualcosa, no? Sì, ho sentito che dettava al notaio queste parole. Pertanto, per tutte le sopra elencate ragioni, ho deciso di lasciare la mia intera e indivisa proprietà. Indivisa? Indivisa. Sì, sì, ha detto indivisa. Intera e
in divisa proprietà al mio carissimo e fraterno amico. Non si sa, perché a questo punto mi ha cacciato fuori. Ma ha detto fraterno amico? Oppure fraterni amici? Amico! Sì, amico! Sì, amico! Ma è chiarissimo, è singolare! Intera e in divisa! È singolare! Intera e in divisa? Sì, sì. Cosa? Sì, amico. Senti, per scusa, no? Scusa, Mosca, questi sono per te. Grazie. È un milione, eh? Mille grazie. E dove... dove è il testamento? Dai, dai. In casa ci deve essere una cosa. Non lo so. E allora perché hai guardato quel segretario? Chi? Io? T'ho visto. Sì, quale? Andiamo. Togliti da lì. Vogliamo darti solo un'occhiatina. Dobbiamo sapere il nome dell'amico. Tanto no, no, qui non c'è. Comunque il cassetto di mezzo è chiuso a chiave. Lo sapevo, meglio che me ne vado perché io mi conosco. Non sono capace di tenermi in ciccio, poi dico troppo. Grazie. È meglio che parli. Sì, mi poi io? Sì? Non voglio vedere, non voglio sapere. Preferisco ridarvi mezzo milione, ma rimanere fuori da questa faccenda. Non lo so. Perché di solito basta che entri. Vai, al di fuori. Ecco. Mosca? Sì, questa è la crema della denuncia della Maserati. Le va data ogni 24 ore. Mi raccomando, eh? Proprio quello che ci vuole. Stia tranquillo, non si preoccupi, sa. Sconto, grazie. Prego. E la radiografia? Veramente, come sei esoso. E poi mi hai dato due scarte di magazzino. Avevo chiesto un cuore, mi hai portato un fegato. Meno male che non se ne sono accorto. Vabbè, vabbè, ma mica è facile. Vabbè. Ecco, adesso andate, via, pipa. Oh. E quell'altra cosa, vi telefono io. Per intanto, zitti e Mosca. Che bravo, sono morato. Prova. Se viene, viene. Ma è chiusa. Merda! Se vuoi. È stato un errore questo. Come fanno adesso ad aprirla? È mamma. Parla, no, no, parla. I soffimici, il vapore della macchina. Sì, sì, bell'idea. Sì. Ecco. Visto? Bravo, Mosca. Complimenti. Grazie, signore. Posso? La ringrazio molto. Gira. Sì, posso. Oh, vi faccio una proposta, eh? Qualunque sia il nome, dividiamo per tre, d'accordo? Io ci sto. Però vorrei sentire un attimo mia moglie. No, è inutile. Tanto io non ci sto. Ma perché? Ma ce n'è abbastanza per tutte e tre, su. Rispettiamo la volontà del morto. L'hanno già seppellita. Non mi sanno che meno mi ammazzano pure la bomba atomica. Già, è vero, perché, cioè, complimenti. Non gliel'ho detto prima perché, ma veramente è proprio un bel bunker. Accidenti, messo su bene, eh? Ecco il bunker, eh. Però oggi se uno non c'ha un bunker. Comunque ora che l'ho visto, commentatore, sono molto più tranquillo per lei, visto che deve stare qui in Svizzera tutti questi giorni. Giorni? Io non posso sopravvivere anche anni. Bene, così se scoppia una guerra chi ci ammazza noi due, eh? Due. Perché se dovesse succedere... Lei non mi ci farebbe venire qui? Impossibile, questo modello monoposto. Sito. Sito con aperta. Bene. Io sottoscritto Ugo Maria Volpone, la tragedia di Novecento, davanti alla Terra Polizia. Sì, va bene, va bene. Vai in fondo, vai al nome. Lascia. Al mio carissimo. Sì. Fraterno. Fraterno. Su. Fraterno. Fraterno. Amico. Amico.
Puntini. Ma come puntini? Puntini. Ha lasciato il nome in bianco. Ancora non si è deciso. Che essere schifoso, speriamo che crepi. No, ma che crepi? Eh no, prima deve mettere il nome, eh? E ora che si fa? Che si fa? Ora siamo nelle mani di Dio. No, siamo nelle mani di un chirurgo svizzero. Restonici. Mosca, te lo giuro, questa è una delle più belle giornate della mia vita. Grazie a tutti. Senza testamento. Si è fregati tutti. Buongiorno a tutti. È successo qualcosa? Mosca, ma ce lo devi dire tu quello che è successo. Mosca, per Dio, il portone mezzo chiuso. Ah, stavo dando un'occhiatina alla... E la bandiera mezz'asta? Ah, mi scusi, no, mi si è inceppato il meccanismo. Lo devo sbrogliare. Ah, non è morto? No, anzi, lo operano oggi. Il primario. Ma così ci fai venire un infarto, tu. Ecco, Mosca! Non ci sta mica tempo da perdere, noi! O si muore, o non si muore! Oh, ma quanto ti voglio bene. Quanto senti la tua mancanza, mamma mia. Colpa di mia moglie. Buono sto pollettino. Primo, fa schifo, manca di sale ed è mal cotto. Secondo, non è ruspante. Terzo, non è nemmeno un pollo, ma è una vecchia gallina. Non ti intendi né di polli né di navi. Papà, abbi un po' di ritegno almeno davanti ai ragazzi. Ma i ragazzi già lo sanno che lui è un belin. Non è più un segreto per nessuno. Stellin, non farci caso, sono le mele. Non c'è. C'è il cameriere del signor Volpone. Non lo sa quest'altro belin che nelle case della gente civile a quest'ora si mangia? Male, ma si mangia. Digli di ripassare. Non diciamo bischerate. Digli che vengo subito. Il cameriere di Volpone, deve esserci qualcosa. Deve essere successo qualcosa in Svizzera. Sei un servo anche te. Un servo belin. Muore tanta brava gente. È tornato ieri sera, ma... L'hanno aperto e richiuso. E ora, per poche settimane, forse addirittura è questione di giorni. Ah, ha chiamato il notaio. Io sono subito corso qui da lei perché sono preoccupato. Perché? Temo che... Posso parlare? Temo che il signor Volpone abbia un amante. Un amante? Sì, stanotte durante il sonno. Lui ha un sonno agitato, delira, parla, ha un sonno agitato, emette aria, tanta, alle volte... Mosca, ho capito, sì, ho capito, non divaghiamo. No. Dove ero rimasto? Durante il sonno. Sì, mormorava e invocava dolcemente un nome, Luisa. Son felice, Luisa, son felice, diceva. Luisa, son felice. No! La conosci? Se la conosco. Vede? Se la conosco, quel vecchio... Chi è la persona che si è andata a tavola? Andate a tavola con nonnino. Anche te, Eliana. Vai a tenere compagnia al tuo bambino. Al tuo bambino. Vai. Quel vecchio imbecille, chi? Mio socio, no? Quel vecchio imbecille l'ha sottratta a Volpone 10 anni fa a colpi di miliardi. La comprò? Sì, a un'asta. La signora Luisa. Non è una signora. È un crimine. Ma una che si fa mettere all'asta? Ecco, rispetto parlando, altro che signora, un fior di mignottone. Mosca, è una nave. Mosca, lei è una nave! Luisa San Felice, l'ammiraglia della mia flotta! Lo sospettavo.
Volpone l'ha sempre desiderata follemente. Questa non ce l'ha mai perdonata. Lo sapevo. E ora la sconto io. Si vede che gli è rimasta qui. Questa me la fa pagare. A meno che gliela regali. Ma che siamo pazzi? Oh Mosca, ma che siamo pazzi? La Luisa San Felice da sola è il 40% del valore della mia flotta. Se la do via per niente, praticamente sono rovinato. Rovinato? Per qualche settimana, qualche giorno forse. Lei gliela dà. E poi se la ripiglia, con l'eredità. Già, tanto sta per morire. E le pare che dopo un tale gesto di generosità, il signor Volpone, al posto di puntini puntini, non scriva il suo nome. Non lo so, non lo so, ci devo pensare perché è una decisione troppo delicata da prendere. Poi devo consultare le bacille. Ma non faccia passare troppo tempo perché anche domani potrebbe essere tardi. Buongiorno, dottore. Oh, novità? Sì, dimmi. Sì, le devo parlare un po' più da vicino. Sì, è una cosa delicata. Ah, sì? Sì, sì. Dunque, ma proprio sotto al fuoco nemico? Ma che fuoco? Beh, le palle. Ah, spero che mi d'accordo, vieni. Vieni. Grazie. Mia moglie. Oh, santo. Ma cosa vuole ancora da mia moglie? No, no, niente. Niente, niente di politico, né condoni, né inquinamenti, insomma, niente di trallazione. Ah, meno male. Beh, meno male è da vedere. È qualcosa di più delicato. Però anche poetico. Non capisco, insomma, ti vuoi spiegare che cosa vuole? Vuole? È innamorato di sua moglie. Che? Non mi dica che non se ne è accorto. Ugo Maria è innamorato di Francesca. Anni. Ma sei una bambina. Mi ha detto che sono anni. Anni, anni. A meno che non voglia lasciare erede lei. Vabbè, per me sarebbe lo stesso, abbiamo i beni in comune. Lo so che per lei sarebbe lo stesso, però. Ed è qualcosa di diverso, insomma. Cioè? Che lui vorrebbe. 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 Sì. Insomma, gli piacerebbe? Gli piacerebbe. Mi piacerebbe. Ma come ti permetti? Io? Lui! E come si permette lui? Perché vede, dottore, io penso che uno da 100 miliardi in su crede di potersi permettere tutto. Ah, crede! Sì, caro, lo sai che cosa ti dico io? Lo sai che cosa ti dico? Che io i suoi miliardi, io me li... Se li prendo. Me li prendo? Mi diarretto. Ma poi cosa vuole che sia? Diciamoci la verità. Con un uomo in quelle condizioni, tutt'altro, gli chiederà di sfiorarle la mano. Lui dice notte d'amore. Notte d'amore? Sì, ma in realtà è come fare la veglia a un moribondo. Beh, insomma. Io sono qui. Sono qui, dottore. Sì. Sono qui soprattutto perché sento il dovere di dirle che il signor Voltore. Voltore? Sì, lui. Sta preparando le carte per dargli la Luisa San Felice. Gli regala l'ammiraglia? Certo. Perché poi è certo sicuro di riprendersela indietro con l'eredità. Allora, se lui gli dà la Luisa, noi gli diamo la Francesca e rimaniamo in gara. Sì, soltanto che lui si riprende l'ammiraglia intatta. E noi ci riprendiamo la moglie. E io mi riprendo la moglie infagata. Il fine giustifica i mezzi. Va bene, anche ammesso. Se io. Bisogna che sia d'accordo anche lei. E per forza. E chi glielo dice a Francesca? Se glielo dico io mi sputa in faccia, avrebbe anche ragione. No, non glielo devo mica dire lei. No, sarebbe un errore gravissimo da principiante. E allora come. Ci penso io. Mi lasci loro. Per questa santa unzione e la sua bellissima misericordia, ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E sollevandoti dai peccati ti salvi e con la sua bontà ti sollevi. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Allora? Stia tranquillo. Mi ha confermato che si ricorderà della parrocchia nel testamento. Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Conosco la strada. Tocca a voi.
Ci sono i signori Voltore? No. Ah, sarei molto contento di vedervi. No. Senti, scusi, signore. Sì. Cosa ne vuole? Come? Non ho capito. Mi ripete, per favore. Sì. Sì, subito. Vorrebbe vedere il dato di donazione. Certo, certo. Anzi, scusi, è presbite. Bene, ha detto che va bene così, se vogliamo passare alle firme. Certo, certo, ecco le firme. Lo vedo, sta per morire. Sa come aiuto? No, 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 grazie. Sì, subito. Ma col notaio stiamo tranquilli? Sì, ha detto che viene domani. Si ferma. Ha fatto proprio bene, sa? Il notaio non sembra come l'ha prenotato per domani. Scusi. Dottore, se mi dà una mano per tirarlo su, signora, venga anche lei. Dottoressa, venga anche lei, sì, venga anche lei. Deve firmare. Qui. Scusi, dottore. Ecco. Fatto. Un momento. Mamma mia, con la lunga. Bene. Fatto. Sì, molla. Piano. Sì. Ha detto che vi è molto grato. E che davvero non se l'aspettava. Ora io però suggerirei di lasciarlo solo, perché ha avuto una giornata, sa, prima il contratto, la firma e poi l'estrema unzione. Giusto, sono fatiche. Andiamo. Forza, Diana, andiamo. Ma io ho sentito ridere. Fammi piacere, fammi piacere. Eppure ho sentito ridere. Tu c'ha le voci come le Coretti. Ho questo. Avremmo fatto bene. Si renda conto della mia situazione. Non mi sono mai sentita così umiliata in tutta la mia vita. Quindi capirà l'importanza di quello che le chiedo. Sì, certo. Mio marito è d'accordo con lei in questo mercato? Ma no, assolutamente, suo marito non... Sia sincero. Se per poco non mi ammazza a racchettate. Me lo giuri? Sì, glielo giuro. Glielo giuro, sì. Su che glielo giuro? Glielo giuro su... Ah, sulla bandiera, ecco. Glielo giuro sul tricolore. Ecco, adesso mi crederà. Suo marito non lo sa neanche che io sono venuto qua. Ma si è reso conto che così rischia di perdere tutto? E come no? E sa cosa mi ha detto? Che lui i miliardi di polpone se li sb... non vado avanti per decenza, perché lei è una signora, signor sindaco, ma è stato alquanto volgare, anziché no. Ah, sì? Sì. Solo che la posta è così alta che ho voluto che lei lo sapesse. La diretta interessata. A me, dare un calcio a una fortuna così mi sembra pure immorale. Ah, perché invece mi sembra morale questa proposta oscena che mi è venuto a fare? Ah sì? Ah sì? Perché se lei ci pensa bene, questo sarebbe un atto di pietà verso un moribondo, un gesto d'amore verso suo marito e anche qualcosa di altamente civico per la sua città e la cittadinanza tutta. E cioè? Ma ci pensi bene, ci pensi cosa potrebbe fare un giovane sindaco d'assalto come lei con tutti quei soldi a disposizione. Donazioni agli ospedali, agli ospizi per i vecchi, agli asili nido, scuole materne, tangenziali, quadrifogli, depuratori, zone verdi, zone blu, zone gialle, chi più ne ha più ne metta. A quale prezzo?
Non esageriamo. Ma che cosa le potrà chiedere mai? Si tratta di un moribondo. Sta tirando le foglie. Quello sta più di qua che di là. Vogliamo fare l'ipotesi peggiore, ma proprio che gli dice male male. Le può vedere un po' sulle gote per fargli vedere le gambe. La roba da anni 50. Fallimento! Ha ragione, Marco. Ha ragione. Ma cosa gli racconta sua moglie quando lo vede tornare a casa con la macchina? Che non è fatto neanche parlare. La macchina lei non gliela vuole regalare e va bene. Ma io sento il dovere di avvisarla che il dottor Bolcone gli fa dono della sua ammiraglia. Ma sono felice? Sì. E il signor Corvino, che rimanga fra noi, gli darà per una notte il sindaco. Gli dà Francesca? Sua moglie. Ma allora la moglie gliela potrei dare anch'io, per una notte, per due, per tre, per signor, per quanto... Mi meraviglio, è come se lei invece che della Maserati gli desse una 600. Ma allora vedi che non c'è nessuna speranza. Uno gli dà una ammiraglia, l'altro gli dà un sindaco. Io che gli do? Una macchinetta. È inutile, me la tengo io. Errore, errore. Perché il signor Volpone non giudica mica dal valore intrinseco dell'oggetto donato. No, ma dal valore affettivo. E poi guardi, la Luisa San Felice è la riparazione di un torto. Sì. Di un vecchio torto che gli avevano fatto, perché, come lei ben sa, gliel'avevano fregata un'asta, no? E in quanto alla questione del sindaco, il signor Corvino non ci fa una bella figura. Moralmente, lo ha già condannato. Il suo, invece, sarebbe un gesto purissimo. Sacrificale. Mosca? Sì? Al telefono, è urgente. Ah, vengo subito. Grazie. Questa volta, la chiave, la lasci. Sì, allora ecco che arriva, sì, ecco. Pronto? Chi è? Musca. Ah, Clemente, sei tu, dimmi. Musca. Sì, scusa un attimo. Che... Guarda che lo dico a mio marito, ecco. No, perché dai, quello qui è furbicione. No, non dicevo a te. Sì. Come? Ah, bene. Sì, penso. Così a occhio e croce non saprei. Vabbè, meglio che vada a controllare, eh? Aspetta un attimo al telefono, scusa. Appunto, Oddio. Chi è? No, dormo, tutto bene. Cosa ti facevi con quel metro? Un momento, scusi. Pronto? Sì. Sì, sì. Sì, ci siamo quasi. Può andare a giudicare. D'accordo? Buongiorno. E allora? Mi avvantaggiamo. Addirittura. Certo. Ma non lo sapete quanto è capriccioso. E un giorno mi dice che vuole essere cremato. L'altro giorno mi dice che vuole invece la bara di un legno che deve venire dal Ghana. Sono problemini. Perché siamo agli sgoccioli. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Saremo arrivati. Oddio, ma che è svenuta? Oh! Mi scusi, signora. Allora, è stato fortuna. Venga. Se lo dice lei. Venga, sì, venga.
Oscar. Come sta? Leggerissimamente meglio. Sì, ma lui non se ne è neanche accorto. Facevo tanto a morire, povero me. Chi è? Sono io. Ah, grazie, Francesca. Sei tu? Vieni, avvicinati. Non doveva venire qui. Se sua moglie la vede, lei dovrebbe essere agente, ma non ce la facevo, Mosca. Non reggo, è più forte di me. E vabbè, allora vada su e se la riprenda. Dici, sarò ancora in tempo. Sì, è salita adesso. Una eredità? Pazienza. Come sei bella, Francesca. Fatti vedere un po' meglio. Tirati un po' sulla gonna. Dai, senza paura. Ancora. Dai. Ancora. Ancora un po'. Adesso avvicinati. Grazie di essere venuta. Come sei bella. Come sei stata carina a venirmi a trovare. Io voglio carezzare questa tua bella mano che sei stata veramente. Corri! A trovare. Se uno non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. Uno ce la fa, se vuole ce la fa. Solo che ha bisogno di aiuto, capisci? Aiutami, Mosca. Impediscimi adesso fare una strage. Mi dica, mi permetto. Io non mi permetterei mai. Questa è una cosa che riguarda lei. Se ce la fa, ce la fa. Se non ce la fa, pazienza. Dimmi che non è il caso! Non è il caso! Oh, mai convinto! Non è il caso, ero pazzo, io. In fondo questi sono scorie di antichi moralismi. Ma sia moderno. E poi c'è un sacco di sotto. Vabbè, a parte. Ma che cosa è stato? È caduto dal letto. Epilessia. Anche l'epilessia. Nelle ultime ore ha avuto diversi attacchi. Ma Francesca non si spaventerà? No, è una donna forte. E poi non dimentichiamoci che è un sindaco. Vabbè sì, questo. Queste sono le molle del letto, però, È locura. Deve aver capito subito che è l'unico sistema per placare gli spasimi. Quello che l'occula forte. Anch'io direi che lo posso fare. Senti, un altro attacco. Vieni. No, ma questa è asma. Sì, ecco cos'è. Però tanto più di due o tre attacchi non può avere, no? Ce l'ha mai. Forse adesso è meglio che lei vada. Sì, le vorrei bere un forse mi fa vendere un certo, sorsino. Certo. Faccia come se tu sei l'asma. Sì. Ecco, è proprio questo quello che... Desidera un sigaro? Sì, volentieri. Sono gli stessi che fuma il Cavaliere Volpone. Sì, conosco. Tanti anni ormai. Sì, sono quelli. Se desidera qualcos'altro, non ha che da chiedere perché qui lei è come se fosse padrone ormai. Hai detto buone probabilità. Tutto a posto? Posso ritirarmi, dottore? Sì, caro. Vai, grazie. Tutto come volevi tu.
Niente. Non stare tranquillo. Mi ha promesso che domani chiamerà il notaio. È pronta l'auto? Sì, signora. Guarda però che non mi è sembrato così moribondo come credi tu. Ma perché non hai svegliato subito? Dormiva così bene. Pronto, Casa Volpone? Buongiorno, signora Corbaccio. È arrivata la voltura del contratto di assicurazione della Maserati. Ah, bene, è arrivata la voltura, bene. Io e mio marito volevamo passare verso sera a portarvela. Così facevamo anche un salutino a Ugo Maria. Stasera? No, la sera è meglio di no, non è in condizioni proprio di ricevere. Facciamo domani, sì. Domani mattina, alle 10. Domattina? Va bene anche domattina, certo. Alle 10. Bene. Buongiorno, signora. Saluti a suo marito. Grazie, buongiorno. Ma siamo sicuri che venga anche Ernesto? Sì, sì, ha detto io e mio marito. Che fatta. No, però l'importante è che venga lui. Certo. Togli il posto punto ora. Prego. Scusi. Signore, è servito. 21 a 18. Poi là, non era abituato a perdere. Sai cosa ti dico? Comincia a provarci. Un po' di gusto. Prendimi la goccia. Sì. Vuoi stare calma, Marta? Sento che sto facendo i conti. Scusate il ritardo. Ho dovuto fargli i set inizio. Non si sa più dove fargli. Ha portato il contratto della voltura della scorsa? Sì. Perché leva la mano? Senta, il passaggio di proprietà della macchina è stato fatto. Lei mi assicura che il testamento a nostro favore è stato firmato? No, io ho solo detto che davanti al vostro dono il signor Volpone, come prevedevo, mi ha mandato immediatamente a chiamare il notaio. Ma con l'occhio umido della commissione mi hai detto però. Occhio umido, questo lo confermo. Perbacco, quindi allora è fatta. Allora se è fatta, perché gli dobbiamo regalare altri 24 milioni di assicurazioni? Ormai la macchina è sua, mi sembra giusto che ce li rimborsi, no? Per essere giusto, forse è giusto. Però è anche pericoloso. Perché sporcare per 24 soldi la purezza del vostro gesto? Vabbè, tanto qui è tutta un'emorragia. Stia tranquilla, signora, lascia fare. Che? Lo riconosco la voce. E chi l'avrà messa in moto? Presto, di qua. Oddio, chi ti sta guidando la via della Maserati? È lui, Ugo Maria! È in delirio! Ugo Maria! Calma, lei che è moribondo! La migliore della morte, il canto del cigno! Io intanto vengo la stradale! Mi sa a destra. Oddio, guarda lì, è dal San Cristoforo. Certo che la sta tirando parecchio, eh. Sicuramente avrà toccato i 200 in seconda. Ma cosa dici? Sei pazzo? Lascia i segni del passaggio. Per fortuna un accidente! Non c'è ripresa sta macchina, eh? Se non va a sbattere contro un muretto, non lo pregiamo mica. Ma non lo dire neanche per scherzo. Proprio con la macchina sua, lei gliel'ha regalata, eh? Proprio con la macchina sua, ci fa quello che gli pare. Ma deve tornare a me! La voglio intatta con me! Vedrà, vedrà. Vedrà cosa? Vedrà che l'avrà. Oddio! Ma dove sto andando? È sotto. Oddio! Presto, scendiamo! Dio mio! Era una brava persona. Era unica. Non ce n'è una. Unica. Unico per tutti i maserati dentro lei. Ah, ecco, me pareva.
Non si può fare. È un parente. Con i cuori esulcerati dal dolore per la incolmabile perdita, noi siamo qui riuniti per esaudire l'ultima volontà del nostro caro amico e fratello Ugo Maria. E affidiamo le sue care ceneri all'abbraccio del mare, che è sempre stato per lui una seconda casa e una seconda patria. Rimpiangeremo per sempre l'uomo buono, l'amico generoso e fedele, il sostegno dei nostri momenti più difficili e l'allegro compagno dei nostri momenti più lieti. Si faccia una ragione. Gomme nuove, fatte con la stessa lega di quello originale. E tu non ci hai lasciato, e non ci lascerai mai, finché un soffio di vita ci rimanga. Se serve qualche cosa non siamo sempre lì in ospedale. Serve, boh, ci faccio la collezione, questo è un articolo che non serve mica tutti i giorni. Comunque va bene, adesso andate, arrivederci. Andiamo di qua, là, uscite di là. Vediamo io se serve. Aldo, Rosalba! Stanno arrivando! Allora vogliono cominciare, ci siamo tutti mi pare, no? Ma sì, sì, cominciamo. Tanto io lo so come va a finire. Signorina, il verbale. Davanti a me, Muzio Coletti, notaio in Santa Margherita Ligure, sono qui convocati all'abitazione del Vicurius per sua espressa volontà, a di 18 novembre 1987. Senta, signorina, sappiamo benissimo che giorno è oggi. Notaio, sia gentile, stringa, la mia moglie è sindaco, è attesa. Veramente non mi aspetta nessuno, ho tutto il tempo che volete. Come vogliono, allora con lettura del testamento. Ecco, bravo. Io, qui sottoscritto, Ugo Maria Volpone, nato a Genova il 3 febbraio 1932. Sì, lo sappiamo di chi è il figliolo, notaio, stringa. Ma veramente io non lo so, mi farebbe piacere sapere. Comunque, allora va direttamente ai cari, tutto, vada. Ai miei cari e fedeli servitori Aldo Rosalba Marignano e Serse Fessari, lascio... Oh mamma mia, i legati minori. Beh, scusi, i minori saranno per lei, ma per noi... Dica, lascia. Lascio la garanzia e la sicurezza dell'impiego. È mio vivo desiderio che essi rimangano in servizio in questa casa con immutato trattamento economico, impegnando il mio successore a ricordarli a sua volta nel suo testamento. Ma cosa vuol dire? Che dobbiamo aspettare che muoia il prossimo. Che tardi! Alla parrocchia di San Gaudenzio in Santa Margherita Ligure. Uffa! Stia calmo. Non è detto che questo sia un lascito minore. Prego, notaio. Alla parrocchia di San Gaudenzio in Santa Margherita Ligure lascio i due ex voto custoditi in biblioteca. E basta? Basta. Ecco, monsignore. Vieni in carto? Da uno che si fa cremare, cosa ti potevi aspettare? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre, sempre. Al mio fedele Bartolomeo Mosca. Oh, finalmente questo è l'ultimo. Vai. Intelligente e soave compagno dei miei ultimi giorni, lascio la mia intera e indivisa proprietà. Che cosa lascia? La mia intera e indivisa proprietà. Cosa ridi? A te. Sono soave. Sei un servo furbo, ecco quello che sei! Signora, non le permetto! Oh, madonnina! Un servo a me! Allora, io Calma, signora, in ordine regole, regolare le tue! Se vogliono fate finire, calma! State seduti! I legati e i miei lasciati! Io sono per continuare, calma!
È tutto regolare secondo la legge. E la legge del defunto va rispettata. La volontà del morto. Mi meraviglio di lei, notaio. Lo sappia. Signore, se c'è convenzione di infamare. Ma non ci è convenuto nessuno. Signori, vi prego. Calma, calma, lasciatemi leggere. Ci sono dei piccoli lasciti anche per loro, signore. Sai dove puoi metterli quei due piccoli lasciti, notaio? Tutta di tu, hai preso le chiavi della mia casa. Io ti ammonto. Amo, usate il qui. Carrega. Chiamato, usate. L'ho fermato. Lasciatemi, portatemi fuori da casa mia. Casa tua, un corno. Direi questa parola, non la direi. Signori, è stato un piacere. Arrivederci. Sì, sì, sto buono, lasciatemi. Complimenti. Grazie. Aspetta, Francesca. Aspetta, per favore! Scusi tanto, buonasera! No, se l'accordo, addio! Francesca, aspetta! Sono nominato! Francesca, aspetta! Sono nominato! Oh, Eliana! Oh, Eliana, parla! Eliana, parla! Parla, Eliana, parla! Su, 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 Elianina! Signora! Parla, vieni! Eliana, mi dia una mano! Mi dia una mano! Si tiri su! Le vado a prendere un po' d'aceto, eh! Sì, sì, quello che vuole, Eliana! Su, Elianina, su, su, su! Riprenditi! Notaio, legga! Continui! Brutto, figlio di una bagaccia, se sa belinde, ma in alzo turipa! Insomma, ora ti sei approfittato di quel rimbambito! Che? Ladro, imbroglio! Signora, e che? Ci vediamo in tribunale! Raffaele! Raffaele, ma tu mi parli con mio padre! Tuo papà che stronco un fegole si apre porta! Non ti preoccupare, io ce la... Io ti ammazzo! Sono con me! Lasciatemi! E tu che ci fai qui? Andiamo! I piccoli lasciti che li buttiamo via! Abbi un po' di vita! Andiamo, andiamo! Ci vediamo in tribunale! Fuori da casa mia! Rosalba! Sì? Accompagna i signori alla porta. Sì, signore. Io le faccio, si sono rivelati per quello che sono. Hanno perso il controllo. Congratulazioni a lei. Grazie, arrivederci. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Ma cosa fai, matto? Mosca! Eccomi, signori. Ma che mi andate via troppo presto? Che cavolo t'ha preso? Non mi hai fatto fare il colpo di scena? Non si preoccupi, il colpo di scena ci sarà lo stesso. E anche più originale. Perché poi a me questa cosa del fantasma non è che tanto mi... Ma che cosa? Ma è un classico! Uscire fuori improvvisamente vestito da fantasma e spaventarli tutti, eh? Ecco, vede, signore, ora il fatto è che il colpo di scena non sarebbe più basato sull'uscire dalla tomba. Anzi... Cosa vuol dire? Porca puttana! Non ho saputo resistere. Era una tale occasione. E per quanto tempo ho intenzione di sfruttarla? Mi ha detto che lì c'è quanto basta per una sopravvivenza di 5 anni. Facendo un filo di dieta che non ne farebbe neanche male, possiamo arrivare anche a 6. E poi si vedrà. Merda! Prego, signore. Niente, niente. Sta a sentire. E se facessimo 50-50, eh? 50-50, eh? Di tutto? Sì, di tutto quello che ho. Signore, se io la facessi uscire di lì, quel testamento varrebbe meno della carta igienica. Che faccio? Mi fido della sua parola? Va bene. Amore, sta a sentire, Mosca. E se ti venisse un accidente, come caldamente mi auguro, nessuno sa che sono sepolto là dentro. Non si preoccupi, ho pensato anche a questo. Mi ricorderò di lei nel mio testamento. Ed ora, signore, prima che stacchi tutto, se vuole aggiungere un'ultima cosa. Mi mancherai molto, Mosca. Anche lei, signore. Mosca. Sì? Vada via. Che cartacce.
Falso. 30.000. Tardi. Sì.